Amici di Terre, Sapori e Vini, ben ritrovati con noi. Siamo tornati nel bel Piemonte, siamo al nord del Piemonte, la zona del Verbano, Cuseo, Ossola. Alle mie spalle il lago di Mergozzo, ma soprattutto al mio fianco Marco Sacco, chef stellato, due stelle Michelin da 10 anni. 10 anni, quest'anno facciamo proprio 10 anni. Lo ribadisco, due stelle Michelin da 10 anni, en passant, come si dice. Marco caro, noi qui dobbiamo simpaticamente dire che riparte la stagione al piccolo lago. Sì. Il tuo locale, perciò intanto scusami, prima ancora di parlare di alta ristorazione del locale, lago di Mergozzo, questo è un lago lacustre, qui siamo nelle Alpi Lepontine, dico sì, bene? Sì, esattamente, questo è un lago che ha due caratteristiche principali. La prima è che è chiusa la navigazione ed è chiusa la pesca professionale, quindi si va a barca a vela, in canoa e con i motori elettrici, e poi si pesca con la cannetta, quindi poi il pesce diventa grande. L'altra particolarità è che è un lago molto fondo, è 98 metri, quindi non è stagnante, ma appunto un'acqua che circola ed è addirittura dichiaratamente detta bevibile. Pensa un po' da quanto è pulito questo lago, e dove io ne sono anche orgoglioso. No, e immagino. Poi, sai, tutto quello che è il contorno alla Val Grande, l'Ossola, il lago, poi lo ritrovi nei piatti, lo ritrovi nel contesto all'interno del ristorante. Ecco, c'è un canale navigabile che lo collega con il lago Maggiore. Ecco, c'è il canale, non è navigabile. Ah, non è navigabile. È navigabile per la via dei pesci. Quei pesci possono andare avanti e indietro, ma l'uomo no. Oggi con noi altri colleghi anche della stampa, che cosa hai preparato? Allora, oggi è appunto il 1 marzo, inaugurazione del ristorante Piccolo Lago, che andremo poi su tutta la stagione fino a ottobre. Oggi ho preparato, intanto guardiamo qua questo spazio con questi bracieri. Abbiamo preparato uno spiedino dove il cliente se lo cucina da solo. Bene. È frutta secca, ananas, cose così, con un po' di formaggi, pancettine, un po' di cose del genere. E si fa un aperitivo, cominciamo, come dire, a entrare in sintonia, ecco. E la bollicina aiuta poi sempre a queste cose qui. Sacrosanta bollicina. Poi si sale in maniera totalmente informale, proprio come se fosse appunto una bicchierata tra amici, perché questo è lo scopo. Abbiamo più situazioni, due situazioni sono addirittura in cucina, dove il pubblico entrerà e quindi vedrà anche proprio l'effetto scenografico di una cucina produttiva, e lì prepariamo il classico, la carbonara poc, quindi uno dei piatti che ormai ha fatto un po' la storia del Piccolo Lago e sarà appunto nel menù 10 anni 2 stelle Michelin. E poi prepariamo cuore e cervello all'interno di questa scatola magica che è la cucina. Cuore e cervello. La cucina è cuore e cervello, senza di quello non c'è cucina. Poi usciamo fuori, abbiamo altre due situazioni, ritorniamo sul lago, quindi un po' come diceva mia nonna, che arrivava un po' dal Veneto e faceva questo mantecato di baccalà, noi ne abbiamo fatto un mantecato di luccio, mela verde e zenzero per dare freschezza. Poi topinambur, pensa, qui sul Toce, così andiamo a raccoglierli noi, primavera fanno un fiore giallo bellissimo. È bellissimo, è vero. E abbiamo trasformato questo topinambur in 4 consistenze e anche quello è il piatto. E poi un piatto nuovo, inedito, che esce appunto, che vogliamo presentare per la nuova apertura, che sarà pane e cioccolato, quindi è come un riccio di mare, dove all'interno ci sarà di pane, quindi da spaccare, sì, così, sì. Ci sarà del cioccolato all'interno, e questo nome pane e cioccolato, che ricorda un po' l'infanzia, la merenda di tutti noi bimbi, sarà il nuovo dessert, uno dei nuovi dessert di quest'anno. Insomma. Marco, noi ci godiamo questo momento, questo aprire la stagione, questo dare là alla stagione, invece voi naturalmente siete invitati sul lago di Mergozzo, al Piccolo Lago, a provare l'alta cucina di uno stellato da 10 anni, 2 stelle Michelin, Marco Sacco. Grazie per averci ospitato e per il tuo tempo. Grazie Marco. Grazie mille.